Con ArcelorMittal sembra che il diritto alla libertà di espressione sia stato violentemente soppresso e chi sgarra paga. L'ennesimo caso, un operaio il quale su Facebook, in un post, dichiara: qui non si fa uso nel mio reparto delle mascherine protettive in emergenza coronavirus, puntualmente si ritrova i tornelli bloccati e quindi successivamente il licenziamento. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, ormai questa è una tradizione di ArcelorMittal targata Morselli. Sì, diciamo che oramai da quando è arrivata la Morselli, come dire, si è incupito l'atteggiamento aziendale che oramai è teso a, come dire, a impedire di parlare, di esprimersi, anche di esprimere giudizi poi basati su fatti reali, su quella che è lo stato dell'arte. Il caso di quel lavoratore è emblematico, così come il caso di Zingariello, così come tanti altri casi che sono avvenuti negli ultimi mesi, in cui c'è da parte loro un tentativo netto e chiaro di nascondere quelli che sono i fatti veri che accadono all'interno di quella fabbrica. Ecco Rizzo, lei e USB avete espresso solidarietà e sostegno al neo licenziato, non è un iscritto USB, ma è una battaglia di giustizia, di dignità del lavoratore. Beh, certo, i lavoratori si difendono tutti a prescindere, che siano iscritti o non iscritti alla tua organizzazione o anche non iscritti proprio al sindacato. È chiaro che se passa il messaggio come dire, che si può licenziare in questa maniera, diffondi messaggi di paura all'interno della fabbrica. So per certo che in queste ore, come dire, ci sono tanti lavoratori che sono andati su Facebook e hanno cancellato commenti anche degli ultimi mesi rispetto allo stato dell'arte all'interno di quella fabbrica. Segno tangibile, come dire, che stanno raggiungendo l'obiettivo, quello di incutere timore, paura e di creare una condizione, come dire, di 60-70 anni. L'assurdo è che Rive Archinà hanno rappresentato il marcio, sembrava il marcio assoluto, ma c'è addirittura chi sta riuscendo a far peggio ancora, mi riferisco appunto alla Morselli. Parlando di libertà di espressione, forse all'epoca di Rive e di Archinà qualcosa si poteva dire, oggi appena fiati sei bollato a vista. Ma Rive e Archinà nei confronti della Morselli sono in realtà degli apprendisti. La Morselli, come dire, fa scuola su questo. È una vita che si macchia o si fregia, a seconda dei punti di vista, di centinaia e centinaia di lavoratori, di famiglie spezzate, rovinate a causa di questo atteggiamento. Quindi è proprio il modus operandi, come dire, il marchio Morselli questo, è chiaro. La logica di incutere terrore, di zittire. Sì, poi la cosa fa specie perché lei è arrivata a sostituire Matthew Ugel e quindi noi già all'epoca criticavamo un atteggiamento di chiusura, come dire, quasi di non dialogo, ma lei è arrivata, invece di sterzare, ecco, di avere un atteggiamento completamente diverso, addirittura ha avuto un atteggiamento nettamente peggiore anche rispetto a chi stava prima. Quindi, come dire, quasi ad imporre la propria forza e a dire: guarda che è come dico io e basta, non si discute, perché se osi ribellarti o osi dire qualcosa contro, io ti sbatto fuori. Ecco, la libertà di espressione che viene soppressa, schiacciata, si sta verificando anche per vari canali di informazione. Vediamo l'ultima realtà, l'ultimo servizio delle Iene. Le Iene sono venute a Taranto, hanno appunto realizzato un servizio delle interviste con quei lavoratori coraggiosi di ArcelorMittal che hanno avuto da dire la loro su come si sta gestendo l'emergenza Covid all'interno dello stabilimento. Stranamente questo servizio, queste interviste non vanno in onda. Sì, diciamo che è stata una mazzata per quella che noi consideriamo, come dire, formazione libera. E ad oggi quel servizio non è andato in onda. A me spiace perché quel servizio in realtà poi non aveva come dire, come obiettivo quello di andare ad accusare ArcelorMittal, ma aveva come obiettivo quello di mettere al centro quello che le organizzazioni sindacali hanno ribadito per oltre un mese, cioè che al netto della volontà anche padronale
o dei soggetti deputati al controllo e alla verifica, comunque sarebbe stato molto complicato andare ad applicare tutte le norme previste all'interno del PCM all'interno di quell'azienda, per conformazione, per numero di unità, per tutte le ragioni che abbiamo spiegato. È proprio contraddittorio il fatto che un modo di fare, di un certo modo di fare giornalismo come quello delle Iene, stranamente dinanzi al padre eterno ArcelorMittal si piega e tace. Cioè è uno schiaffo anche alla memoria della povera Nadia Toffa. Nadia Toffa. Beh, io cioè, con Nadia è stata ospite anche nelle nostre sedi per fare alcuni servizi su Taranto. Ecco, l'hai detto tu prima, questo non era il modo di fare di Nadia, che anzi a Taranto ha dato tantissimo, ha messo in risalto quello che la città subisce. Spiace, abbiamo la speranza che a un certo punto la redazione si convinca e possa, come dire, far uscire mandarlo in onda. Oltretutto dobbiamo veramente fare un plauso a quei lavoratori che si sono esposti, perché purtroppo questo regime di terrore, questo voler sopprimere la libertà di espressione pena il licenziamento, inibisce molti, invece questi hanno avuto il coraggio di dire la loro. Sì, sono lavoratori tra l'altro che non solo ci hanno messo la faccia, e in un clima come questo, come dire, anche rischioso, perché no, con una gestione di questo tipo da parte della Morselli è chiaro che il solo dire la verità, come è successo a Francesco, il lavoratore del Tronas, il solo dire la verità comporta poi l'espulsione da quella fabbrica. Spiace perché, ecco, da una trasmissione di quel tipo noi pretendiamo, come dire, che ci sia libera informazione e che la verità venga fuori, verità che in questo momento è stata occultata. Per concludere, sicuramente dinanzi a questi licenziamenti ci saranno ovviamente i ricorsi, le azioni giudiziarie. Non posso pensare che la magistratura legittimi un licenziamento per aver solo detto o scritto su un post pubblicato nello stabilimento non ci sono le mascherine, altrimenti a questo punto siamo peggio dei regimi totalitari del ventennio. Sì, il problema è questo, che nel frattempo, in tutto sto casino legato alla questione Covid-19, le persone che si stanno rivolgendo al tribunale si stanno moltiplicando. Cioè, quando finirà sta storia, noi arriveremo probabilmente con i tribunali che saranno intasati, no, di lavoratori. Tutti gli arretrati. Sì, ma poi diciamo, l'atto di vigliaccheria, l'ho definito così, è proprio perché un atteggiamento di questo tipo viene preso in un momento in cui il lavoratore tra l'altro non si può neanche difendere con le armi tradizionali, quindi con lo sciopero, perché non può fare assembramenti, quindi anche su questo c'è un modo legislativo, cioè da un lato, come dire, loro hanno dato tutte le tutele alle aziende, Arcelor, come dire, si è scritto da solo il DPCM, ha deciso lei quello che doveva fare, quante persone doveva avere, hanno semplicemente assecondato, la politica semplicemente assecondato. Dall'altro c'è un vuoto legislativo che mette, come dire, ancora più in difficoltà i dipendenti, perché non possono scioperare, quindi l'azione di protesta, l'azione sindacale, non c'è la possibilità di farla. Se ricordi i tribunali tra l'altro sono chiusi, quindi hanno un'attività molto lenta. Io, il messaggio che stanno lanciando è: io adesso ti butto fuori e poi passeranno mesi prima che tu possa avere eventualmente giustizia. Cioè è questo, come dire, magari condita da una bella risata, perché l'ho detto, lo ribadisco, questo è un comportamento sadico, persone normali non si comporterebbero così. Per concludere davvero, leggiamo sulla Costituzione: l'Italia è una repubblica democratica, democratica lo sottolineo, fondata sul lavoro. Ci dobbiamo credere? Vedendo ArcelorMittal e la Morselli, io non ci credo. Ma no, c'è uno sbilanciamento, non ci prendiamo in giro. C'è una carta costituzionale che è molto bella, ma è interpretativa. I poteri forti la interpretano in una maniera, purtroppo, come dire, dobbiamo dire che la politica dà seguito a quell'interpretazione, perché la politica non interviene su fatti così gravi come quelli che stanno avvenendo all'interno della fabbrica di ArcelorMittal, sull'atteggiamento, perché lo voglio ricordare, Cioè parliamo di dipendenti che ogni giorno rischiano la vita al netto del Covid-19, perché lavorare in quella fabbrica, come dire, così come dicono tutti, è già di per sé rischioso. È già di per sé rischioso, quindi un atteggiamento di quel tipo è ancora peggio. Però la politica, come dire, nazionale fino adesso non ha battuto ciglio, anzi
Io vorrei avere la possibilità di incontrare Conte per ricordargli quelle che sono state le parole che disse il 24 nel Consiglio di Fabbrica, in cui parlò di alleanza con la Morselli. E questa è l'alleanza? C'è un premier che dovrebbe difendere i propri cittadini che si allia con un ammazzo operai. Chiaramente ha gettato la maschera. Con una tagliateste, sì, è perfetto. Ma io spero che su questo intervenga il governo e che Conte un po' riscatti l'atteggiamento del governo su questo modo di fare da parte di ArcelorMittal. Comunque, Franco Rizzo, l'USB, noi siamo una piccola realtà televisiva, programmi autoprodotti, autogestiti, autofinanziati, però abbiamo il pregio, ci vantiamo di essere liberi e ci farebbe piacere che questi sfoghi, queste dichiarazioni che hanno fatto i lavoratori venissero messe anche a disposizione della nostra rete televisiva, perché davvero, grazie a Dio, non abbiamo censure, non abbiamo limiti, vogliamo dare spazio a chi lavora, a chi rischia la vita e a chi ha il coraggio di denunciare le malefatte perpetrate ai danni dei lavoratori. Sì, in egual misura tanti lavoratori non cedono ai ricatti e a questi messaggi di paura lanciati da questa società e quindi continueranno in quell'opera che prevede, come dire, di far uscire fuori da quelle mura la verità. Oggi, lo dicevo in un'analisi che facevo, è paradossale. Abbiamo dipendenti dell'appalto Ilva a cui non viene versato lo stipendio a causa del fatto che Arcelor non paga, fatturano mai da mesi alle loro aziende. Quei dipendenti non possono ribellarsi in nessuna maniera, non possono fare uno sciopero, non possono un presidio, devono andare a lavorare perché altrimenti rischiano anche di non perdere il lavoro. Quindi c'è, come dire, uno sbilanciamento nell'attenzione. Alcune ditte dell'indotto del nord vengono pagate, quelle del sud no, anche questo è strano, no? Sì, no, questo fa parte del comportamento sadico, perché poi è chiaro che se tu arrivi qua, vedi che c'è una comunità di questo tipo, d'altronde si stanno divertendo, io lo dico così, si stanno divertendo. D'altronde Feltri ha detto i meridionali sono inferiori, quindi possiamo essere schiaffeggiati, no? Carne da macello. Diciamo che negli ultimi mesi, ecco, avendo a che fare con queste persone, avverto, quando si parla di razzismo è una cosa seria, e diciamo che in Italia purtroppo c'è ancora e soprattutto, come dire, c'è anche fra, no? Purtroppo in posti istituzionali come questi e in figure come queste persone qua. Noi siamo orgogliosi di essere terroni. Certo, quello sempre.